Ciao da Absim, ci siamo, dai, mancano 7 giorni al ritorno in campo della Juventus, sta per finire questa agonia e questa astinenza. Ore 21:45, a quanto pare sembra confermato, venerdì 12 giugno, Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, naturalmente all'Allianz Stadium. Allianz Stadium che sarà vuoto, deserto, come l'ultima volta, quell'8 marzo, Juventus-Inter 2-0, magari finisce allo stesso modo, anche se diciamo fronte Milano è un'altra squadra, però vediamo. E comunque si sta lavorando tanto, la Juve sta lavorando tanto in allenamento, speriamo stia lavorando anche bene, da quello che vediamo sembra di sì. Sarri è sul pezzo, i giocatori hanno voglia, hanno grande grinta, determinazione di tornare in campo al meglio, anche meglio di come avevamo interrotto, perché poi prima di battere l'Inter avevamo perso col Lione, in precedenza appunto pareggiato col Milan, perso col Verona, insomma diversi passi falsi o mezzi passi falsi nel percorso che ci aveva portato poi casualmente, involontariamente a quell'interruzione di marzo. Però la cosa bella che ci dà sicuramente entusiasmo, che ci dà gioia, è pensare che la Juve tornerà in campo, sapere la data, sapere il luogo, sapere il giorno, sapere l'orario e poter fare quindi il countdown. L'avete sincronizzato? Io sì, ho iniziato a fare, diciamo, a contare anche i minuti che ci separano, e sarà una settimana che, non so, probabilmente ci sembrerà lunghissima o forse ci sembrerà volare, in attesa di quel pallone che possa tornare a volare, a viaggiare sull'erba, sul prato verde, calciato dai nostri beniamini. Ma intanto l'Allianz Stadium riapre già stasera, perché appunto Sarri e lo staff non lasciano nulla al caso, non lasciano nulla al caso. Siamo veramente professionisti d'altissimo livello, per cui si è pensato di organizzare un'amichevole oggi all'Allianz Stadium alle 21:45, proprio per simulare evidentemente anche quell'orario, quella fascia oraria, quella preparazione in vista della partita e anche quel post partita che sarà molto frequente nelle prossime settimane, perché al di là della Coppa Italia poi il campionato, quelle 12 partite che restano, fino a questo momento sappiamo con certezza che le prime 9 la Juve giocherà 7 alle 21:45, una alle 17:15 e una alle 19:30 rispettivamente Juventus-Torino e Udinese-Juventus. E allora dobbiamo abituarci a quell'orario, e allora amichevole stasera all'Allianz Stadium contro l'Under 23. Under 23 che ha ripreso gradualmente gli allenamenti, perché dovrebbe ripartire anche la Serie C, ma già alcuni giocatori dell'Under 23 erano stati da qualche giorno aggregati alla Juventus prima squadra, proprio per scelta di Sarri, i giocatori più rilevanti, i giocatori più interessanti, e quindi già in allenamento si stavano affrontando la prima squadra con la seconda squadra appunto della Juventus, nel senso proprio di squadra B. Adesso però ci sarà una vera e propria amichevole, che ovviamente non avrà nessun tipo di esito diciamo importante per quanto riguarda la situazione, la qualità del gioco, la condizione, però ripeto è importante per entrare in condizione, e forse ci fa un po' soffrire l'idea che ci sarà la Juve all'Allianz Stadium e non solo non potremo andarci, ma non potremo neanche vederla, perché naturalmente non ci saranno trasmissioni, troppo dispendio anche per chiamare persone, che in questo caso è sempre meglio evitare, stando a tutti i protocolli che riguardano anche l'utilizzo degli impianti. Quindi non ne sapremo probabilmente nulla, al netto di forse qualche immagine prodotta autonomamente da Juventus TV. Però è la Juve che sta tornando in campo e già il solo pensiero ci dà veramente gioia. Ma non è gioia e non è neanche noia Higuain che si è fatto male, o meglio è anche noia, nel senso ho una noia muscolare come in questo caso, ma sostanzialmente si tratta di dispiacere e si tratta di frustrazione, nel senso proprio Higuain, cioè Gonzalo Higuain. Allora, intanto non si è fatto nulla di straordinario, nulla di grave per fortuna, però rischia di saltarla la partita di Coppa Italia contro il Milan e magari eventualmente anche la finale di Roma del 17 di giugno. Vediamo, sarà monitorato giornalmente, gli esami strumentali al J-Medical eseguiti tempestivamente ieri hanno escluso lesioni e lui sostanzialmente ha lamentato un risentimento al muscolo posteriore della coscia destra in allenamento. Molto probabilmente si è fermato in tempo, e lo speriamo, perché significa tutto, cioè questo vale tutto, il fatto che si sia fermato in tempo in questo caso vale tutto. Però perché dicevo proprio Higuain? Perché di tutti i giocatori della rosa della Juventus l'unico che veramente non ha sostituti è Gonzalo Higuain, perché il portiere abbiamo il sostituto, terzini ne abbiamo, centrali ne abbiamo, a centrocampo non sappiamo neanche quale sia il centrocampo titolare, senza Ronaldo ci abbiamo giocato, senza Dybala
Dybala ci abbiamo giocato, a destra ha giocato Cuadrado, ha giocato Douglas Costa, ha giocato Bernardeschi, a sinistra pure si sono adattati. L'unico che veramente non ha sostituti è Gonzalo Higuaín. L'unico sostituto di Higuaín sarebbe Dybala falso 9, mai visto, Ronaldo centravanti, mai visto, oppure attacco a due con trequartista, e se buonanotte, perché i trequartisti non li abbiamo, non ce ne abbiamo, perché Bernardeschi non è capace, a Ramsey non piace. Quindi l'alternativa sarebbe mettere Dybala falso 9, Ronaldo a sinistra e un altro esterno che può essere Douglas Costa se sta bene, oppure Cuadrado. Speriamo che Douglas Costa a proposito stia bene, anzi benissimo, in prospettiva anche della conferma non ancora arrivata delle 5 sostituzioni anche in Serie A, cosa che sicuramente ci sarà in Premier League, diventano 6 con i tempi supplementari che dovrebbero esserci per la Coppa Italia, non sono stati smentiti, ma aspettiamo, o almeno nel momento in cui sto registrando non è accaduto nulla di tutto questo, ma aspettiamo conferme. Quindi questo per dire che cosa? Che Higuaín proprio era l'ultimo a doversi infortunare, però d'altra parte era il primo e principale indiziato per un infortunio. Perché? Perché con il fatto che è stato tanto tempo in Argentina, dalla madre, dalla sua famiglia, doverosamente, legittimamente, probabilmente è colui il quale si è allenato di meno e anche peggio. E quindi era maggiormente indiziato, era quello più a rischio di infortunarsi alla ripresa degli allenamenti. Insomma, non ci è andata per niente bene. Nell'andarci male però ci è andata benino, perché non è grave l'infortunio di Higuaín. Speriamo che possa contenerlo, gestirlo al meglio. Il problema però è un altro, quando ritorna in condizione, perché non ci voleva, nel senso che per quanto non sia grave, questo infortunio lo limita a livello di movimenti, a livello di allenamenti, a livello di attività, insomma non lo recuperiamo molto presto dal punto di vista proprio della qualità della sua condizione psicofisica. E tra l'altro Higuaín è rientrato anche abbastanza ingrassato, che ne dicano alcuni giornali che avevano scritto che è dimagrito, ma dove? Ha perso chili di che? Perché onestamente guardando le foto si vede che di chili forse ne ha messi, e si è presentato come si presenta sempre Higuaín alla ripresa degli allenamenti dopo una pausa. Ma speriamo che torni veramente alla grande, e anzi auguro personalmente prontissima guarigione a Gonzalo, di vederlo subito in campo. Così come in campo si proietta, oltre alla Juve e oltre a Higuaín, Sami Khedira, che ormai ha deciso di deliziarci con le sue storie su Instagram, le sue auto-interviste generate dai tifosi che gli fanno domande. E insomma, che cosa ha detto? Ha detto, confermato praticamente, di restare alla Juve, perché nel momento in cui dice sogno di vincere la Champions con la Juventus, nei prossimi anni ci riusciremo. A Cardiff nel 2017 ci siamo andati molto vicini col Real Madrid, che poi, ma dove, che dire, cioè abbiamo perso 4-1, che cosa sta dicendo? Resta un altro anno, perché prossimi anni che vuol dire? Voglio escludere che Khedira vada a rinnovare di nuovo il contratto fino ad oltre il 2021, perché lì praticamente sarebbe da arresto di proprio generale, però prossimi anni vuol dire questa Champions e la prossima. Quindi nelle due edizioni che verranno, di cui una in corso, la Juve vincerà la Coppa, vincerà la Champions League. Speriamo di vincerla anche con Khedira, cioè se Khedira è necessario per vincere la Champions, teniamoci Khedira e vinciamo la Champions, però poi basta, cioè nel 2021 basta, non possiamo andare oltre. Qui siamo, tra virgolette, lo dico scherzosamente, alla minaccia. No, ovviamente ripeto scherzo, ma seriamente queste dichiarazioni sono la conferma che lui ha deciso di restare e che evidentemente non c'è modo di mandarlo via. Ma perché dobbiamo mandare via Khedira? Ve l'ho detto tante volte. A parte il fatto che Khedira non è più integro fisicamente, che Khedira non dà garanzie appunto dal punto di vista della sua resa fisica in campo, del suo concreto utilizzo, ma poi prende 6 milioni di euro. 6 milioni di euro Khedira, e non c'è neanche la possibilità a questo punto di mandarlo fuori lista Champions, cosa che sarebbe necessaria per arricchire il centrocampo e fare le operazioni in entrata giuste, necessarie e doverose. Cioè non puoi sognare Tonali, Aouar o chiunque sia, Pogba magari, se non hai lo spazio per inserirlo poi nella lista Champions. E sinceramente scegliere tra un nuovo acquisto e un giocatore che prende 6 milioni da escludere dalla lista Champions non è facile, non è facile per Paratici e soprattutto non è facile per Sarri. Quindi queste dichiarazioni di Khedira, diciamo che non sono proprio non mi rendono molto felice, al netto del fatto che, ripeto, nel 2017 ci siamo andati vicini. In che senso? Nel senso che abbiamo fatto una grande cavalcata per arrivare in finale, ma poi la finale chi l'ha giocata? Khedira ha partecipato a quella finale, tra l'altro deviando, per carità, in maniera fortunosa, cioè nel senso sfortunata e involontaria, un tiro di Casemiro su cui forse Buffon avrebbe potuto fare meglio, e lì praticamente siamo morti, perché vedendo entrare quel pallone Buffon si è accasciato a terra,
Chiellini e Barzagli avevano la faccia dei fantasmi, e anche Khedira probabilmente, anche Khedira che non ha certo dato una mano a quella fase difensiva, quindi senza voler tornare su Cardiff non sono neanche tanto d'accordo che ci siamo andati così vicini. Comunque, esaltare i tifosi, diciamo, tirar su il morale ci può stare, anche se con l'idea di giocare ancora con Khedira anche l'anno prossimo, che appunto magari deve essere pure titolare perché a Sarri piace e prende 6 milioni, non lo metti fuori in Champions. Tanto entusiasmo non genera, però, che volete farci? Guardiamo avanti e appunto riprendiamo l'entusiasmo e la gioia del countdown per la Juve in campo tra 7 giorni. Vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di mettere like a questo video se vi è piaciuto e di farmi sapere nei commenti come la pensate su tutto quello che vi ho detto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video se vi va di continuare a seguirmi. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!